Buonasera e benvenuti in questo nuovo video qui su Pokémon Fire Ash. Io sono Glacialsphere ed oggi andremo ad affrontare una parte di Sinnoh in cui probabilmente incontreremo anche Gible. Detto ciò quindi, seguiremo il suggerimento dato da Paul nello scorso episodio, ovvero quello di andare alla riva del Lago Valore per poi andare ad est, ovvero vediamo un po' se non sbaglio qui, questa è la riva del Lago Valore, sì. Per poi qui andare ad est, da qui, vedete sul percorso del 122 per arrivare all'ultima città. Ma prima di fare ciò, andiamo qui, dovete andare a Sand Gem Town e andare poi a Twin Leaf Town, a due foglie, ok? Quindi andiamoci subito. Nel frattempo vi ricordo di lasciare un bel mi piace al video, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdere i prossimi caricamenti. Qui sono comparsi degli allenatori che prima non c'erano, e sono degli allenatori con dei Pokémon di livello alto, quindi attenzione. Ok, mettiamo avanti Weasel, vediamo di allenarlo un po'. E Torterra, ma sì, dai, facciamo questa. Anzi, dato che sono lotte in doppio, mettendo avanti Staraptor e Torterra, così possiamo usare Terremoto. Tu non sei un allenatore, ma questi due sì. Lotta in doppio. I'm going to be on TV. I hope to get something out of it. Oh, I'm going to take so much from you. Ok, questo mi sa che erano due frasi un po' fatte, credo. E andiamo contro Zanguse e Drowsy. Ok, Terremoto dovrebbe fare male ad entrambi. Bravo, bravo Staraptor, diminuisce l'attacco. Allora, io andrei con Aerosalto su Drowsy e Terremoto su entrambi. Ecco qua, così sicuramente Drowsy viene giù. Zanguse no, ma va bene comunque. Ok. Ah, Zanguse stava per fare Centripugno, mi sa. Andiamo di Foglie, Lama e Aerosalto. Perfetto, e abbiamo tutto Crimson e Cool, mi sembra. No, Crimson e tu, di cui non ho letto il nome. Ok, poi abbiamo qui altri allenatori, credo. Credo quella sia un'altra allenatrice. Metterei davanti, beh, lasciando avanti Staraptor, dai. Eccola qui. Questa per vivere raccoglie bacche. Va bene, cara Lulu. Che me ne cavo Marip. Anzi, Meryl, scusatemi. Sono confuso il nome. Allora, andrei di Aerosalto. Due Aerosalti dovrebbero bastare. Che Butterfree dovremmo reggerlo tranquillamente. Ecco fatto. Buonissimo. Poi proseguiamo. E abbiamo un'altra allenatrice. Questa invece vorrebbe essere una coordinatrice. Questa Lady Noelle. Domani capo Blossom. Anzi, Bellossom. Andiamo di Aerosalto. Ah, non muore con un aerosalto. Quiver Dance aumenta il suo attacco speciale, difesa speciale e velocità. Però riusciamo comunque a tirarla giù. Buonissimo. Staraptor è livello 47. E possiamo proseguire verso due foglie. E guardate un po' che c'è qui. Barry. Glacial, finalmente ce l'hai fatta. Anche se sei in ritardo. That almost deserves a fine. Questo merita quasi una multa. C'è stata una gara qui. To see who gets to battle the Tower Tycoon Palmer. Per vedere chi può combattere contro il Tower Tycoon Palmer. Che è anche mio padre, tra l'altro. Stavo per combatterlo, ma penso che anche tu meriti una chance. Non aspettarti di vincere comunque. Quindi dobbiamo combattere contro Barry per poter poi combattere contro suo padre. Ok, dobbiamo batterlo. Lui ha solamente due Pokémon. Ha un Heracross. Quindi sarà una battaglia abbastanza facile. Heracross si prende Aerosalto e vola al bar. Ecco qua. Mentre poi manda Empoleon. Tipo acqua volante, se non sbaglio, direi di mandare Pikachu. E tirargli un bel tuono pugno. In faccia proprio. Vai, tuono pugno. Ah, non muore, incredibile. Quanta difesa ha? Cosa? Pikachu è morto? Con un pistolacqua? Ok. Allora andiamo di Torterra. Con un bel foglie lama. O anche sgranocchio, tanto non cambia nulla. Ecco qua. E Torterra sarà a livello 47. No, ho perso di nuovo? Sì, hai perso di nuovo. Ho perso di nuovo? Come riuscirò mai a raggiungerti? Non ci riuscirai. Ed ora tocca sfidare Brandon. Eccolo qui, anzi Palmer, scusatemi. Palmer, Tower Tycoon e capo
della Battle Tower di Sinnoh. I was going to battle my son, stavo per combattere contro mio figlio, ma sembra che sia tu ad aver vinto il match. Spero che tu sia pronto per una battaglia. Assolutamente sì, caro Palmer. Eccolo lì, fiero. Chiamano in campo Rhyperion, che abbiamo Torterra, no, Staraptor. Forse però con Zuffa riusciamo a fargli qualcosa, intanto gli abbiamo diminuito l'attacco. Andiamo con Zuffa, ok, gli facciamo davvero poco in realtà. Mi sa che qui il nostro bel Staraptor ci lascerà. Intanto però gli abbiamo fatto un altro massaggino, avete visto? Mega Corno, che okay, non è molto efficace, ma poiché abbiamo la difesa mega droppata, ci ha fatto comunque malissimo. Ah, Mega Corno fallisce, quindi riusciamo a battere effettivamente. No, non riusciamo a batterlo. Ci manca un ulteriore attacco. Qui l'attacco non lo butteremo giù comunque. Andiamo ancora di close combat. Niente, questa volta ci ha fregati. Peccato, mi sa che siamo stati un po' sfortunati con i roll. Che dite? Andiamo di Weasel, sperando che resista ad un colpo, perché ora Rhyperion è più veloce di lui. Però abbiamo Acqua Jet, quindi lo freghiamo. Buono. Ottimo Acqua Jet. Weasel prende 6456 punti esperienza e sale di livello. Si fa proprio un livello pieno. Molto buono, grazie. Cosa Weasel si sta evolvendo? Non può evolversi. Ho perso. Questa è una rara... è una cosa che accade raramente. Perché non prendi il premio per la vittoria? E ci offre Smackdown TM23. Perfetto, a questo punto possiamo volarcene effettivamente sulla riva del Lago Valore. Quindi non possiamo arrivare direttamente da qua, ma possiamo arrivarci da Veilstone City. Quindi andiamo a Veilstone City. Andiamo un attimo al centro Pokémon, eccoci qui. D'altronde stiamo per finire Sinnoh dopo tutto. Cioè ci manca l'ultima palestra, ci manca qualche eventino e poi la Lega. D'altronde siamo arrivati addirittura d'arrivo anche per Sinnoh. Ora noi possiamo scendere da qui, abbiamo ancora l'uovo di Riolu da schiudere. Quel Riolu mi ha ricordato quello. Ok, dovrebbe essere abbastanza facile arrivare in fondo tramite questo passaggio. Ecco qua, un po' di erba alta. Eccoci qui, riva del Lago Valore. E ci siamo. Ah, qui abbiamo uno strumento, tra l'altro, che non abbiamo ancora preso. Possiamo forse prenderlo da qui sopra? Nope. Strano. Forse andando da qui dietro. Vediamo, perché prima qui non potevamo passare. E effettivamente forse da qui possiamo ora andare. Vediamo, è percorso 222. Iniziamo a sfidare della gente. Iniziamo a mettere davanti Buizel. No, perché? Cancel. Vai, davanti... ho detto davanti Buizel, per favore, grazie. Ecco fatto. E sfidiamo questo allenatore che è annoiato. Anzi, stanco. Tired è più stanco, non annoiato. Ok, ma nel campo Magnemite, noi con Weasel non abbiamo fatto una bella scelta, cambiamo Pokémon. E mandiamo... possiamo mandare Infernape a questo punto. D'altronde contro Pokémon di tipo Elettro, Acciaio, meglio andare di Infernape. Che sì, si prende un fulmine in faccia, si fa anche male, però gli risponde un bel Flamethrower e via. Dai, ma Vigore, ma che palle! Sti Pokémon con Vigore. Andiamo poi di Flame Wheel, dato che non ha statico, quindi non corriamo il rischio di rimanere paralizzati. Ok, altro Magnemite, lasciamo Infernape. E andiamo di Flamethrower. Anche tu hai vigore? No, fortunatamente no. Poi, altro Magnemite, niente, questa è una fantasia con i Pokémon. E l'importante è che non abbiano vigore. Altro Magnemite. Vai, Flamethrower. Lui invece ha vigore, infame. Thunderbolt e... Infernape ci saluta. Però a questo punto possiamo rimandare Weasel. E tirargli un acqua getto. Vai. Perfetto. Oh boy. Allora, vediamo qui sopra se c'è qualcosa da prendere. Abbiamo lì un'allenatrice. E di qua mi sa lo strumento. E un Gible da poter catturare. Io farei una Quick Ball. Giusto per vedere, per gradire. Così da avere tre Gible e essere sicuri di poter avere comunque Garchomp e Gibite. Anzi, Gabite. No, basta Quick Ball.
Abbiamo provato e non è andata. Andiamo di break break allora. È fortino comunque Ghibol, eh? Forte come Pokémon. Guardalo lì, incazzato. Peccato che il Ghibol di Ash non si possa evolvere. Andiamo Staraptor. E vediamo di catturarlo. Bag. Andiamo di Great Ball. Vediamo se riusciamo. Vita rossa, dai, Mega Ball. Certo, a livello 40, eh. E già Ghibol è un po' difficile da catturare, infatti esce. Bulldoze non ha effetto su di noi. Andiamo allora di... Dov'è? Level Ball. La Master Ball messa lì così, effettivamente dovremmo metterla da un'altra parte, eh. A parte che abbiamo tre Master Ball. Fantastico. Non vuole essere catturato sto Ghibol, eh. Dai, dai, forza. Ole, preso. Ottimo. No, non voglio dare un soprannome a Ghibol. Voglio passare di qui e andare a prendere quello strumento. Eccolo lì, di sopra. Dovremmo sfidare quell'allenatrice. O meglio, potremmo anche passare di fianco. Ma che divertimento ci sarebbe. Niente, continua a ingarbugliarmi con i tasti qui. Dai, forza, grazie. Sfidiamola. Prima prendiamo lo strumento a questo punto, poi sfidiamola. Shiny Stone. Abbastanza inutile per noi al momento. E sfidiamo questa allenatrice. Ci mezzo insulta però, insomma. Ed è Narissa. Ah, ma nel campo ditto 1? What? Perché ditto 1? Va bene. Earthquake. E addio ditto 1. Ah, ditto 2, giustamente. Ditto 1, ditto 2. Però questo è shiny, bello. Bello ditto shiny. Ok, abbiamo battuto anche Narissa. A questo punto, beh, altro Pokémon selvatico, vediamo un altro Ghibol. A quanto pare mi sa che non sono molto rari i Ghibol qui. Volevo dire, andiamo a curarci i Pokémon qui alla riva del Lago Valore. Perché ci sono stati decimati. Ecco, possiamo andare qui. Vi ricordo che c'è questa tizia che ci cura, pur non essendoci un centro Pokémon. E possiamo quindi continuare da questa parte. Sul percorso 222. Sfida in doppio lì, oppure possiamo andare verso nord. E verso nord guardate chi troviamo, a parte alcune bacche. Troviamo delle bacche e Ghibol, che è intento a mangiucchiarsi le bacche. Ghibol. Vorresti prendere Ghibol? Assolutamente sì. No, non voglio dare il soprannome. Possiamo prendere le bacche che stava mangiando. Ed ora ci servirebbe un box che abbiamo sulla riva qui del Lago Valore. Perché vorrei usarlo un pochettino Ghibol. So che è un po' difficile da usare, so che appunto Ghibol è un Pokémon al primo stadio evolutivo. Però è comunque un Pokémon forte, anche se è al primo stadio evolutivo. Quindi vediamo se riusciamo a utilizzarlo un po'. Eccolo qui. No, Ghibol, questo è quello che abbiamo catturato. Andiamo a metterlo qui. Mentre questo è il nostro iconico. Allora, vediamo un po', eh. Natura gli aumenta l'attacco, forse, attenzione. Perché se non sbaglio aumenta quello che è rosso e diminuisce quello che è blu. Quindi questo mi sembra che aumenti l'attacco e diminuisca la difesa speciale, questo è buono. Fossa, Draco Meteor, Drago Pulse e Rock Smash. Ok, Dragon Pulse sarebbe da togliergli. E insegnare qualcos'altro di fisico, perché come vedete di attacco speciale ha la metà quasi di attacco rispetto all'attacco. Però ce lo prendiamo. E depositiamo per adesso Gliscor. Dopotutto Ash lo prende al posto di Gliscor. Quindi andiamo a metterlo qui, nel buon Gliscor. Ecco fatto. E per adesso rimaniamo qui. Non penso che cattureremo nuovi Pokémon in questa parte. Penso che ci sarà un po' di... Ci saranno un po' di allenatori da sfidare. E poi direi di andare volando là dove ci insegnavano una mossa con Ghibol, una mossa di tipo drago. Qui a Memoride. Qui sul percorso 210. Posso passarci da lì? Adesso posso passare da qui per andare a Memoride. Vediamo, vediamo, vediamo. Perché a Memoride non posso volare.
Magari però da qui posso arrivarci? No, non sembra. O forse sì? Forse sì, 211. Vediamo. No, qua vado da tutt'altra parte. Quindi, infatti, sbuco qui. Bisogna andare qui a Flaminia. E da qui andare in su. Se da qui andiamo in su, possiamo tranquillamente arrivare dove vogliamo andare, al percorso 210. Ecco qua, passando sugli Psyduck. Vediamo di beccare meno Pokémon selvatici possibili. Machoke. E poi ovviamente dovevo mettere davanti Gible. Oppure dargli condividere esperienza. Sarebbe anche utile dargli condividere esperienza, per adesso. Perché è un po' troppo debole per combattere. Oltre che insegnargli terremoto, assolutamente. Andiamo a insegnargli terremoto. Allora, dov'è Earthquake? Qua. Dovrebbe impararlo, in teoria sì, dato che aveva già fossa. Ecco, togliamogli fossa e mettiamogli terremoto. E già lo potenziamo un po'. Poi dovremmo avere anche dei mosse di tipo drago, infatti Dragon Claw. Vediamo. Al posto di queste mosse che sono speciali, li mettiamo Dragon Claw. Al posto di Dragon Pulse, che è esattamente la stessa cosa, solamente che è fisico. Perfetto. Ed ora vediamo se possiamo insegnargli una mossa di tipo drago bella potente, come quella che poteva insegnarci la tipa qui sopra, la signora drago. Passando da qui. Ecco qua. E andando qui sopra, vi ricordate? Eccoci qui. La mossa è Draco Meteor. Ah, ma è quella che conosce già? Allora niente, siamo stati scammati. Peccato. A questo punto possiamo volare di nuovo qui e rifarci il percorso andando in basso. Ecco qua. A questo punto ci rifacciamo il percorso appunto andando in basso e proseguiamo. Proseguiamo andando a battere altri allenatori su quel percorso perché ce ne sono davvero un bel po' da battere. Ok, andiamo verso il basso. Tanto avete visto che qua è abbastanza veloce la faccenda, non deve nemmeno passare attraverso troppa erba alta. Vedete, andando giù, siamo già ritornati alla riva del lago Valore. Azz, Pokémon selvatico. Ah, uno Shinx. Torterra. Fuga. Ok. E vediamo di iniziare a far salire di livello quel Gible. Almeno di utilizzarlo un po', finché è possibile farlo. Ok, siamo già tornati dove eravamo prima. Percorso 222. Sfida in doppio. Sfida in doppio. Non mando Gible davanti perché sarebbe un suicidio. Però prima vediamo qui sopra cosa c'è. Abbiamo un'altra allenatrice. Lei invece sta collezionando medaglie. Poi dai, abbiamo un potenziamento rispetto a quella prima che collezionava bacche. Andiamo di Earthquake e Foglia Lama. Però che danni questo Kurugli. Ha dato un botto di esperienza. Cambiamo magari Pokémon davanti. Ora mettiamo Staraptor. Oppure proviamo a mettere addirittura Gible. Dai, proviamo a utilizzarlo Gible. No, come Rock Smash. Chi lo vuole Rock Smash? Aspetta, ma ha davvero Rock Smash lui? Non me ne ero accorto nelle mosse. Ah, Rock Smash! Ma no, ma togliamoglielo. Diamogli Breccia. Diamogli Brick Break, dov'è? Per me può impararlo, vediamo, eh. Ah, non può impararlo, peccato. Non può imparare niente di meglio di quella. Di quella Rock Smash lì, che è abbastanza inutile, eh. Vediamo un po' se abbiamo qualche mossa interessante da dargli, fisica però. Shadow Claw? Sì, può imparare Shadow Claw, meglio comunque di Rock Smash, decisamente. Ecco qua. Poi, volendo pure Giga Impatto, potremmo dargli. Se no anche Stone Edge, magari può imparare questa.
Puoi imparare Stonehenge. Al posto di Drago Meteora, che è abbastanza inutile. Un bel pietrataglio. Direi che potrebbe essergli utile ogni tanto, eh. Anche se 80% di. Anche se solo 80% appunto di precisione. Ghillo Ball non lo può insegnare nessuno. Rock Slide forse è pure meglio. Stonehenge, vediamo. Non proprio. Però potrebbe far tentennare. Questo però ancora ha un colpo critico maggiore. Probabilità di colpo critico maggiore. Xyzor non penso possa impararlo, vediamo. No. Poison Jab? Nope. Volendo potrebbe impararlo Infernape, che non è male contro il tipo folletto. Credo basta. Rock Smash? Lo potrebbe imparare. Ah, ma Rock Smash giustamente l'abbiamo appena tolto. Sto stupido. Sto stupidissimo. Andiamo. Drill Pack non penso. Non credo ci sia molto altro che possiamo dargli. Ok, dai, direi che va bene così. Va bene così, l'abbiamo potenziato un po'. Proviamolo contro questo scienziato Pokémaniaco, vediamo cos'è. Snorlax, ok. Ah, ma non l'abbiamo messo davanti, sono stupido allora. Sono dimenticato di metterlo davanti. Beh, usiamo una zuffa qui, tiriamo giù questo Snorlax. Comunque sopravvive. Vai, altra close combat, e poi mandiamo Gible. Ok, livello 48 per Staraptor. Hitmonlee, vai, andiamo con Gible. Anzi, contro Hitmonlee lasciamo Staraptor un secondo. Che non ha molto senso far combattere Gible. Andiamo di volo. Ok, lui si fa male perché ha fallito, calcio in volo. E si prende pure volo in faccia, buono. Dai, Gible, sali di livello però. Infamella di un Gible che non sale. Mettiamolo davanti. D'altronde i Pokémon di tipo Drago sono difficili da allenare, lo sappiamo bene. Qui abbiamo la Maison. Una Maison molto particolare, vi ricordate cosa c'è qui? Dall'anime? Non so se qualcuno se lo ricorda, eh? A parte che potrei averlo messo nel titolo. Quindi non possiamo leggere, salve. Questo lui si prende cura della villa. Hai magari visto un ragazzo, un uomo con dei capelli blu? Lo sto cercando, chi potrebbe essere questo ragazzo con i capelli blu? Lo conoscete, eh? Where is my fiancé? Dov'è il mio fidanzato? Ci chiede questa ragazza. Questa Jessibel. Come nel campo Vileplume. Ne abbiamo Gible. E se Gible riesce a portarsi a casa questa vittoria. Con Dragon Claw. Acido non è molto efficace. Guardate che danno ha fatto. Proviamo con Terremoto. E niente, mi sa che Gible qui non riesce a combattere contro di lei. Quindi sostituiamola. E mandiamo in campo Staraptor. Anzi, sostituiamolo e mandiamo in campo Staraptor. Bravo, diminuisce l'attacco. Ci becchiamo un altro acido in faccia, però andiamo di aerosalto e dovrebbe bastare per tirarlo giù. Esatto. Oh, Gible a livello 42 vorrebbe imparare Fossa, ma sei scemo, no? No, t'ho detto. Via. Ok, abbiamo battuto Jessebel. Io lo sposerò. No, Gible, non ti puoi evolvere, mi spiace. Mi spiace proprio. Dovremmo dargli anche uno strumento, Gible. Abbiamo lo strumento che potenzia le mosse tipo drago, vero? Mi sembra di sì. Abbiamo il Fang, Dragon Fang, eccolo qua. Diamolo a Gible. Ah, ma sta giustamente tenendo il condivido esperienza, niente, allora. Allora, proseguiamo. Oh, il gioco sta un po' laggando. Guardate lì chi c'è. Esattamente. È James, il fidanzato che le vuole sposare. Diamo un po' di fresh water a tutti. Ecco qua. Ricarichiamo un po' i nostri Pokémon prima della battaglia. Un po' di super pozione anche a Staraptor e andiamo. Salve! Il moccioso? Cosa stai facendo qui? Ma non conta nulla, moccioso. Sbrigati a combatterci. Dobbiamo subito scoppiare via. Vabbè, giustamente devo subito andare via perché lui. Perché lo sta cercando la sua ragazza, quella che vorrebbe sposarlo, ma lui evidentemente non vuole. Andiamo di Earthquake su Seaviper. Niente male,
Ok, avvolgi botta. Però Gible si porta a casa questa vittoria da solo. Ora cambiamo Pokémon contro Carnivine e mandiamo Staraptor. Perfetto, andiamo di volo. Carnivine che abbiamo catturato giusto lo scorso episodio nella zona Safari, tra l'altro. Zona Safari, la parte di Sinnoh. Yanmega. Lasciamo Staraptor. E andiamo di volo di nuovo. Ancient Power ci avrebbe fatto molto male se ci avesse colpito. Buono così. Abbiamo abbattuto anche questo Yanmega. Staraptor sale e vorrebbe imparare Brave Bird. Attenzione. Brave Bird è molto forte. Molto più forte di Aerosalto. E sapete che glielo metto a questo punto. Siamo verso la fine del gioco. Mettiamogli Brave Bird, dai. Wobbuffet, cambiamo Pokémon e mandiamo Torterra. Torterra con Sgranocchio. Super efficace, fa parecchio male. Che è Mirror Coat, non fa nulla. E altro Sgranocchio. Fortunatamente non c'è stato contrattacco perché probabilmente ci avrebbe shottato. Poi Growly, che sarebbe Growlithe. Gible, è tutto tuo. Abbiamo un terremoto pronto per il tuo cagnolino. Perché bello che ha Growlithe come Pokémon comunque. Uno dei design più semplici eppure belli che abbiano fatto. Non è molto efficace su Gible, mentre terremoto lo tira giù. E Gible si fa un altro livellino? Sì, vai. Mime Junior, lasciamo Gible. E andiamo di Shadowclaw. Dovrebbe essere super efficace. Dai, di quanto non è morto, peraltro Shadowclaw. No, mi ha confuso. Dai, si è colpito da solo. Cambiamo Pokémon, mandiamo Buizel. E Earthquake lo berreggiamo e andiamo di Acqua Jet. Perfetto. E abbiamo battuto di nuovo Jesse e James. Team Rocket scoppia, Buizel e Gible vuol dire non si può evolvere. E qui c'è Growlithe. Growlithe. Qui non c'è nulla da prendere. Abbiamo battuto di nuovo il Team Rocket. E il mio fidanzato è così testardo. Non può scappare da me in eterno. Probabilmente sì. Hello? Ok, questo ci dice la stessa roba. E abbiamo quindi sconfitto anche il Team Rocket nella Maison, qui nella villa di James. Dovete farlo, attenzione, se non lo fate questa cosa poi non potrete andare avanti successivamente. Qui si può prendere qualcosa, vediamo. Abbiamo un altro Gible. Gible contro Gible. Facciamo fuga. E diamo una curata al nostro Gible, già che ci siamo. Ecco qua, un paio di super pozioni, vanno più che bene. E vediamo un po' cosa si può prendere qui sopra. Un Diglett? Dimmi che non ha l'abilità che non ci fa fuggire. Dai! Ok. Vediamo un po' chi c'è qui. Ah, giustamente! C'è Rayquaza, ragazzi. C'è Rayquaza, però Rayquaza... Non so se prenderlo adesso, sinceramente, anche perché siamo già a quasi mezz'ora di video, mezz'ora di parte, e Rayquaza potrebbe richiedere un po' più di problemi da prendere. Però dai, proviamo a prenderlo. Proviamo a catturarlo, salviamo qui davanti a lui. Save current file. Così finiamo anche i leggendari di Hoenn, perché questo è l'ultimo che ci manca. Vai, prendiamo Rayquaza. Vediamo di prenderlo. Tanto non c'è un evento... C'è un evento per lui, lo troviamo letteralmente qui nel percorso. Andiamo di Nuzzle per paralizzarlo. Perfetto. Che Dragon Pulse ci ha fatto malissimo, mannaggia lui. Andiamo di Thunder Punch allora. Extra rapido, non ci ha shottati fortunatamente. E poi andiamo di Nuzzle di nuovo. Ok, Dragon Dance, va benissimo. Altro Nuzzle. Ed ora proviamo a catturarlo. Pikachu è morto, ma ha fatto il suo dovere. Mandiamo Torterra per tankare. E proviamo a catturarlo. Allora, andrei di Level Ball. Vai. Vediamo cosa si riesce a fare contro Rayquaza. Vabbè, primo colpo, cioè io non capisco. Io non capisco, cioè catturi leggendari al primo colpo. Cioè è vero che sono paralizzati vita rossa.
Però mi, cioè, alla faccia. Se vi siete persi l'episodio in cui ho catturato Darkrai, Cresselia e Rotom tutti e tre al primo colpo praticamente, Darkrai al secondo, andatevelo a recuperare perché è davvero strano. Qui si trova Raichu volendo. Forse il primo posto in cui si può trovare Raichu, comunque una linea evolutiva di Pikachu. Detto ciò comunque ragazzi io tornerei a curarmi alla riva del Lago Valore. E finirei qui il video perché, insomma, abbiamo fatto tanto in questo episodio. Abbiamo preso Gible, abbiamo fatto l'evento di Barry e Palmer, suo padre, e abbiamo anche completato l'evento della villa James e catturato Rayquaza. Quindi direi che per questo video è tutto, però già che ci siamo andiamo anche a vedere Rayquaza, voglio dire perché privarci di questo piacere. L'abbiamo fatto con tutti i leggendari, quindi andiamoci a vedere Rayquaza. Eccolo qui, Tax Summary, Drago Volante, Natura che gli aumenta la difesa speciale, mi sa, di scoppio della velocità, pessima, e ha Drago Danza, extra rapido, mossa fortissima, Dragon Pulse e Hyper Voice, niente male. Tu sei il numero 384 e ti andiamo a mettere al tuo posto. Con molta soddisfazione dopo averti catturato al primo colpo. Ecco, penso che tu vada qui. Esattamente. Abbiamo tutti i leggendari di Hoenn, come vedete. Tutti i tre regi. Latios e Latias, Kyogre e Groudon, Rayquaza, Jiraki e Deoxys. Tutti presi. Hoenn, piano piano, lo stiamo portando avanti questo Living Dex. Manca poco anche ad Hoenn ormai, manca davvero poco. Ecco qua. E piano piano comunque iniziamo a completare anche quello di Sinnoh, anche se questo è mezzo vuoto ancora. Vedete i leggendari che abbiamo sono qui. Qui c'è Riolu, il lovetto di Riolu se non sbaglio. Detto ciò però possiamo uscire da questo box, uscire da questo contest in cui avevamo incontrato Lucinda e Vera, se ben ricordate, rimetterci qui e ringraziarvi per aver seguito questo video fino alla fine e vi ricordo di mettere un mi piace se il video vi è piaciuto, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto, al prossimo video!